Buongiorno amici tenisti, siamo oggi qui al Wilson Demo Day Clash Blade. In questo video parleremo soprattutto di Blade. Ma soprattutto? Marco Brugnola, ex ATP. Ciao. Paolo Minini, uomo Wilson. Bello Daniele. E ci sono anche io, Sidoro. Marco, in campo com'è? In campo è una bella racchetta, ci sono sensazioni importanti. Io ho provato la versione 18-20, quindi quella è un po' più, diciamo, agonista. E la palla esce molto bene, bisogna essere belli tosti, bisogna spingere con le gambe, far andare bene il braccio, quindi quando andava, perché io poi dopo un po' calo. Però se va è una gran bella racchetta, le sensazioni però sono ottime, la palla. Il nostro pubblico di quarta categoria. Diciamo che la 18-20 è un po' più impegnativa, però ho provato 10 minuti anche la 16-19, la riproverò molto volentieri la settimana prossima, ed è una gran bella racchetta, nel senso che la palla esce molto bene. C'è anche la grande novità che è la 100L, quindi anche per un pubblico più amatoriale. Per il giocatore, il vero giocatore da quarta categoria. Una racchetta più leggera. E col piatto soprattutto, non più 98 ma piatto 100, che aiuta un po' di più, che aiuta più specialmente me, aiuta molto di più me. Quindi chi in quarta categoria che vuole avere la sensazione Blade adesso. Perfetto. Può con la versione 100L. Esatto. Adesso ragazzi vedrete le immagini di Marco in campo, che sono belle immagini, almeno quelle. Bravo, abbiamo fatto quello che potevamo. Grande, le immagini di tutto il Demo Day e le opinioni di tutti i tennisti dei vari livelli che ci hanno accompagnato in questa giornata. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Deve andare veloce comunque. Poi dopo vediamo bene. Marco, impressioni? Impressioni bella, bella racchetta, bella anche morbida direi. Bisogna far andare bene sia le gambe che il braccio, però la palla si sente bene, esce bene dalle corde. È da adattarsi rispetto a quella un pochino più bilanciata verso il manico, si sente quel mezzo centimetro, però ottima, ottima racchetta, ottima evoluzione. La Clash 280 di peso e mi sono trovata bene, devo dire, risponde bene. Non sono tanto abituata al monofilo perché uso il multi, però risponde bene ai tiri, quindi è da provare. Direi una racchetta abbastanza semplice a cui abituarsi, quindi bellina, mi piace. Dunque, beh, io ho provato la 18-20. Devo dire, beh, io arrivo dal mondo Blade comunque, assolutamente. 18-20, qui forse ho sofferto più l'altura, che le palle mi viaggiano, appena provo a forzare qui mi viaggiavo, quindi forse la colpa è quella, a parte il braccio che qua è un suo limite. Assolutamente mi è sembrata buona a livello di controllo, un buon feeling, la palla viaggia comunque fuori bene, esce bene sia nel top e anche nei colpi piatti e comunque anche nel back di rovescio mi è piaciuta molto come uscita. Adesso vediamo la 16-19 e poi vi dico. Dunque, come peso mi sono trovata benissimo, ho
riscontrato un leggero peso su questa parte anteriore, però che onestamente facilita la presa delle palle che restano basse, per cui in definitiva direi bene. Ho provato questa Wilson Blade, arrivo anch'io dal mondo Blade, la 16x19, un'ottima racchetta, secondo me non tanto diversa da quella precedente, quindi non ci sono grossi cambiamenti. E il telaio che prediligo, soprattutto la preferisco la 18x20, mi trovo meglio qua, poi in quota la palla viaggia un po' di più, con la 18x20 riesce a coprire un attimino di più, però nella media preferisco la 16x19. Ho provato la Blade 100L, mi sono trovato molto bene, una racchetta veramente bella, è giocabile e allo stesso tempo si può spingere, e veramente la consiglio a tutti. E siamo qui invece adesso, innanzitutto dobbiamo ringraziare il presidente del Tennis Club. Grazie per l'ospitalità. Grazie a voi, grazie a tutti. Benvenuti al TCP, Tennis Club Premeno, che è un club storico, è stato fondato nel 1895 con i campi ancora in erba da dei villeggianti dell'epoca inglesi, e da lì il tennis a Premeno si è sempre evoluto ed è sempre stato praticato senza soluzione di continuità. Come si chiamava, presidente, il club? Si chiamava Tennis Lawn Premeno. E quindi molti lo conoscono come? Come piccolo Wimbledon, però italiano, anche perché uno dei primi giocatori italiani che ha calcato i terreni di Wimbledon era Tom Antongini, cittadino di Premeno, che era anche segretario di D'Annunzio ed è stato un personaggio molto importante, citato anche nel libro di Clerici, 500 anni di tennis. Ed è uno dei circoli storici, in quanto mi avete spiegato, è stato uno a fondare proprio. Siamo stati tra i 5 circoli fondatori della FIBA, quindi 1906. Più storia di questa. Esatto. E oggi dottor Tennis e Wilson cosa fanno? Allora, Wilson è il nostro, diciamo, nella figura di Paolo Minini, che è un nostro amico, frequentatore del tennis, quindi ci ha permesso di fare questa demo sponsorizzata da Dr. Tennis, che è il nostro sponsor tecnico. Quindi è venuta fuori una giornata spettacolare. Grazie presidente. Grazie a voi, perché noi abbiamo dato la location. Dato tutto. Location a 900 metri. Siamo a 900 metri sul Lago Maggiore. È uno spettacolo, ragazzi. Da venire almeno a fare un'oretta e poi iscriversi come soci. Esatto. Quello sicuro. Vi aspettiamo tutti, che intanto qua abbiamo sempre spazio, ce n'è. Spazio per tutti. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao.